Buonasera e ben ritrovati a Milano Marittima, al Salotto al Caminetto. E come ogni anno, una serata dedicata alla cultura, alla musica, allo spettacolo, la facciamo sempre. Questa sera, in particolar modo, siamo dedicati alla musica. Vado subito a presentare i nostri ospiti. Partendo dal patron del MEI, che torna dopo due anni, l'ultima volta siamo visti con Beppe Carletti qui. Giordano San Giorgio, ben arrivato. Grazie, che è un anno Maurizio. difficile, ne parleremo, no? Ah, beh, certo, un anno zero. <ride> Poi c'è una giovanissima cantautrice, perché lei si scrive le canzoni. Le, le suona le canta Milena Mingotti di buonasera, Imola. Buonasera a tutti. Poi torna a trovarci Moreno Conficconi. Non c'è bisogno di grandi presentazioni. Eh, Gatteo, io ero Gatteo qualche giorno fa e mi sono divertito ascoltarti. Eh, Fantastico. Cerchiamo di mantenere il tono musicale. C'era anche il gatto. Teo, il gatto di Gatteo, no? Sì, anche quello, che sono <ride> giochi che fanno parte ormai di tutto quello che mi circonda E poi c'è un'altra artista, anche lei canta, eh, fa spettacoli, teatro, tutto, Roberta Zallo, ben arrivata eh, Il microfono lo riagganziamo, però hai detto ciao a tutti e ti abbiamo sentito Dito, Ciao a tutti, sì. di nuovo ciao a tutti Benissimo, allora partirei da te se hai una carriera, così abbiamo presentato di qua e partiamo da te, una carriera già internazionale e anche tu sei giovanissimo io ho avuto la fortuna come si dice nella vita di imbattermi insomma in persone che hanno creduto in me e quindi da lì oltre a crederci io siamo diventati un po' una famiglia e quindi poi sono iniziate le prime avventure. Insomma, adesso non so se devo partire dalle origini. Perché... No, qualcosina, <ride> se no stiamo qui sì, No, allora dico due o tre cose, ho aperto il concerto di Sting molto giovane, quello è stato un po' il momento in cui ho capito che forse ero sul sentiero giusto. Ho conosciuto Lucio Dalla con cui ho collaborato, l'ho conosciuto grazie a Mauro Malavasi. E poi questa collaborazione mi ha portato anche a tante cose, l'ho conosciuto grazie a dei, dei provini di un mio album che era L'Oscurità di Guillaume. E poi niente ho collaborato con Samuele Bersani, sono stata a estero, ho portato la mia musica eh, da Hong Kong agli Stati Uniti a Mosca eccetera eccetera ho fatto dei tour in teatro Federico Rampini spazio curriculum finito no, <ride> mi interessava il, il passaggio internazionale importante no? Hong sì. Kong beh allora è stato... Mh è stato qualcosa di non di inaspettato perché io speravo prima o poi di portare la mia musica all'estero ho sempre studiato l'inglese sperando insomma di non far brutte figure e avevo inaugurato questi viaggi già con Hong Kong credo nel 2017. dopodiché è successo che appunto ho radunato una serie di, di persone di, di sponsor diciamo qui c'è anche tra l'altro uno dei, diciamo, dei contribuenti del tour Giordano quindi essendo riuscito a trovare insomma grazie anche al mio manager delle persone che potevano Sostenere questo tour, eh, poi ho ottenuto diciamo così, la benedizione anche della SIAE e quindi sono riuscita insomma da Oriente a Occidente, ho girato un po' tutto il mondo, piane voce, perché io credo anche che la musica possa comunicare molto anche nell'essenzialità. Quindi mi, adoro le orchestre, mi piace suonare con le orchestre, ma credo che anche eh, l'essenzialità, le, cioè piano voce, sia una. Un mondo molto particolare che l'essere ha bisogno di sentire anche perché la melodia, insomma, riusciamo anche a farci ascoltare con, con poco. ecco Riuscire col poco, soprattutto in un momento così misero come questo, credo che sia un, una chiave importante per uh, ri, ricrearsi anche in un momento misero dove mancano risorse, quindi piane voce forse salverà potrà salvarci salvare salvarmi. Visto che ecco. ha citato Lucio Dalla, mi è venuto in mente Moreno, che da qualche anno Bologna ha delle bellissime luminarie natalizie con i versi delle canzoni. Quest'anno c'era Cesare Cremonini con nessuno vuole essere Robin, una canzone stupenda. Ma anche Gatteo vuole, Gatteo ma la Romagna, Gatteo limitativo, vuole raggiungere eh, Bologna anzi superare con lontano da te non si può stare domani sera ci sarà proprio noi siamo registrati ah, quindi l'altro giorno eh, l'altro giorno eh, vabbè. Eh, errore comunque la sostanza e l'importanza della cosa è la domanda che mi hai fatto che mi permette di parlare di questa eh, accensione delle, delle luci di Romagna Mia sulle parole di Romagna Mia eh, in questa via eh, che fiancheggi il lungomare di Gatteo e che grazie appunto al Comune e a questa iniziativa così importante riesce ad avere anche a Gatteo un valore così di immagine su una canzone che come dici tu non è solo della località ormai capitale del liscio, che con Giordano abbiamo trascinato in una importante come dire, e affascinante avventura legata anche alla, legata anche alla notte del liscio, con la nostra prima edizione 2.0, chiamiamola del 2015, quindi insomma è una grande. Tra l'altro l'avete lanciata anche in questa trasmissione insieme a Mirko Casadei, se ti ricordi, no? Sì, lanciata insieme. L'abbiamo fatto come precursori, perché noi la facevamo nel 2015, poi la consegniamo alla Regione e Corsini, con Bonaccini. Diedero poi vita l'anno dopo alla, versione, alla, alla puntata ufficiale, diciamo l'edizione ufficiale nel 2016 con Bregovic che poi si ripeterà ancora quest'anno. Sei riuscito a portare la tua musica nelle case di tutti anche nei mesi di lockdown in maniera incredibile con tantissime visualizzazioni. Ma guarda, allora io l'ho fatto con una cosa che non mi sarei mai aspettato e qui ci torna sempre in mezzo Giordano, è sempre in te mezzo, ma è, è il creativo. Allora, lui è responsabile. Un po' vi lega tutti con MEI, eh, un po' avete avuto a che fare tutti con allora, me. Lui, Dopo è, il lui è, 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 è il responsabile, lui è il MEI, è quindi una, una musica che esiste da vent'anni e che viene eh, insomma, indirizzata alle etichette indipendenti, agli indipendenti, a tutti questi, all'area indie, ma è un romagnolo che crede nella musica romagnola. E mi ha trascinato in queste, in queste esperienze meravigliose, questa scuola del rock che ha colpito, ha lasciato il segno. Anche i TG ne hanno parlato. Io mi sono... Poi con Giordano mi sono sempre entusiasmato perché veramente noi abbiamo nelle nostre telefonate la passione che ci accomuna. No, abbiamo fatto una cosa per il divertimento, ci cioè hanno detto ma nella scuola del rock indie facciamo una cosa settimanale dove tu insegni come si arrangia un'orchestra. Ha avuto un casino di visualizzazioni veramente, cioè si sono avvicinati migliaia di giovani di un altro mondo, ovviamente perché non è il mondo dell'orchestra di liscio certo. che ha dei numeri più limitati. A sentire lui che raccontava queste cose con dei numeri pazzeschi. Abbiamo proprio spiegato gli arrangiamenti degli anni 30, 40, 50, 90 dell'orchestra Casdale, quando ne facevo parte. Quindi anche dalla terra dei cacchi, la rivisitazione di quel pezzo con il valzer che entrava, con Elio, il clarinetto in do che entrava di traverso. Tant'è che l'abbinamento liscio, MEI, social, visualizzazione nome ha interessato la Rai, che ha fatto un servizio sì. su Mone. Perché era una cosa che neanche noi immaginavamo. Nel no, certo. eh, senso che pensavamo di fare numeri molto più ristretti. Milena, anche tu hai un po' a che fare con il MEI, no? con il meeting delle etichette indipendenti. Sì, in realtà diciamo recentemente, nel senso che durante il lockdown è uscito un disco che si chiama Divani e Balconi. Ho collaborato appunto con un brano che, che è uscito in questo disco, che si chiama Senza Musica, che ho scritto proprio in merito a questo periodo anche di, di lockdown, appunto, in cui non, non si potevano fare live, e eccetera. E il May ha contribuito proprio alla realizzazione di questo disco. Tu sei proprio una cantautrice, scrivi e suoni e canti. Sì, esatto, suono il piano e scrivo, scrivo pezzi. Per passione? Sì, l'ho sempre fatto da che ho ricordi, quindi ricordo di aver scritto la prima canzone tipo a 11 anni, era una cosa un po'. Ma non è passato <ride> tanto tempo però. eh? <ride> <Vabbè>. <ride> Ho sempre 15 anni. Ah, mi sembrano tantissimi. hai fatto anche un video prima o durante il lockdown. Subito prima, mi sembra: i tuoi lividi sono restano lì: restano i ancora lì. restano lì. Eh, sì, restano. È un brano che ho scritto contro la violenza sulle donne, eh, che è diventato la colonna sonora di un film che è uscito al cinema il 25 novembre scorso, eh, con la regia di Andrea Petrini. E eh, eh, quindi è stato anche una sfida: perché di solito: è ecco, una colonna sonora, quindi. sì. Sì, 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 del film appunto Solamente Tua, con regia di Andrea Petrini. È stata anche un po' una sfida perché scrivo sempre brani mm, che, mi, che mi rappresentano, che parlano di me, quindi scrivere comunque di un argomento per fortuna che non, non mi ha toccato personalmente è stata un po' sì, una sfida... Eh. Roberta Salo, anche tu hai scritto per il cinema? Sì, mi è capitato anni fa per La ragazza dei miei sogni. E poi addirittura quest'anno ho fatto: cioè, l'anno scorso ho fatto proprio un film come attrice, tra le varie cose. Perché io appunto appartengo a quel filone di artisti che non si fermano, insomma, che amano sperimentare e sperimentarsi. Quindi, avevo già lavorato come colonna sonora, ma anche. Per un film Il cuore grande dei ragazzi, in cui avevo collaborato con Lucio Dalla alla colonna sonora, poi un film Il cuore grande, no, il... adesso mi dimentico anche i titoli, comincio a perdere qualche colpo, sarà il caldo. Si vede che sono tanti. La ragazza no? dei miei sogni, insomma, dove sì, ho collaborato, diciamo, alla, alla colonna sonora, e poi però ecco, mi stanno venendo in mente delle idee, perché sentendo anche tra colleghi così, vengono in mente, io nel 2019 per la prima volta, insomma, sono tra l'altro la, la protagonista del Conte Magico Femminile, e doveva andare anche a Canna, questo film perché è stato selezionato per il festival di Cannes indipendente, forse a ottobre ci sarà, però il non conte so se magico. si potrà andare. Conte magico, regia, con, Ivano eh. con Ivano Marescotti, regia di Diego Schiavo Marco Melluso e sì, tra i vari attori c'è anche Ivano Marescotti e quindi lo e dico poi c'è anche un film visto che non lo ricordavi, vado a leggere <ride> Il cuore grande delle ragazze di Pupi Avat. Ora allora, lì non, non ero ancora eh, pronta insomma per, per, come dire, per, per recitare ecco. eh, però no, ho, diciamo ho contribuito alla colonna sonora perché Lucio Dalla mi chiamò a collaborare. Quindi ho inciso insomma, in alcuni brani di Lucio la, la mia voce, e quindi sono finita dentro la colonna sonora di questo film. Giordano, visto che è il tuo momento, e abbiamo parlato adesso del MEI, eccolo qua: Anno Zero, hai fatto un, un manifesto, mi ricorda gli anni. il ventennio, non il ventennio. No, è il dopoguerra. Eh, subito il dopo. Dopoguerra, ovviamente non sarà il manifesto, questo è il bianco e nero. Ma è Germania anno zero, famoso film di Rossellini che ricorda proprio che cosa accade nella ricostruzione e quindi non useremo questo ovviamente, e quindi da qui abbiamo voluto riprendere in questi giorni May anno zero per dare l'idea della ripartenza, di cosa sarà quello che dovremo ricostruire. E quindi abbiamo usato il manifesto cinematografico dei film di Rossellini. Con i protagonisti, con. 2, 3, 4 Ottobre, Piero esatto. Pelù, Tosca, Gianni Maroccolo e Omar Pedrini sono già ospiti confermati. Sono i primi nomi confermati. Andiamo alle radici della musica indipendente, quindi Piero Pelù e Gianni Maroccolo, che hanno costruito 40 anni fa il Fib poi Gianni Maroccolo ha proseguito con i CSI con altre esperienze importanti, è tornato adesso in auge con un disco insieme al cantautore Edda, che sta andando molto bene. Con un singolo, anche che sta funzionando nell'area alternativa, mentre Piero Pelù viene da un anno importante, ha fatto un una bella figura a Sanremo e sta facendo delle iniziative anche sociali importanti, diciamo che è uno di quegli artisti che noi abbiamo fatto alle origini della scena indipendente. Poi avremo Tosca che sarà in teatro al premio dei premi, tra l'altro che ha vinto Roberta un anno dove si sfidano i migliori cantautori che hanno vinto i festival dei cantautori, della canzone d'autore fatta in Italia. E poi avremo Omar Pedrini che presenta un'iniziativa particolare che mi è venuta in mente, che è stata realizzata dalla giornalista Francesca Modio. Per ogni anno del MEI, perché celebriamo i 25 anni in questo anno zero, eh, ci sarà un'intervista a un artista che è stato al MEI che dirà qual è il suo ristorante preferito con una ricetta preferita, per cui costruiremo una sorta di itinerario enogastronomico musicale indipendente. Oltre a prestazione, eh. no. no, no. Ma è fermo, Giordano? Ma è proprio... fermo ogni giorno, ne inventa una. La però... marcia è la settima, se esistesse una marcia, lui è in settima. Però, Giordano, ci togliamo subito il dente. È un periodo veramente difficile per la musica, per il live. Adesso sta ripartendo qualcosa, poi sentiamo Moreno e anche Milena. No, diciamo che il settore ha fatto, come dire, ha, ha fatto le, le, i suoi interventi subito appena arrivato il lockdown. Noi, tra l'altro, siamo stati fra i primi a dire che ci sarebbe stato un rischio chiusura del settore eh, se non si interveniva dopo due giorni dalla prima chiusura del lockdown il 25 febbraio, immaginando cosa si prefigurava. Poi abbiamo applaudito alla ripartenza quando sono, stati, sono venuti fuori i decreti della ripartenza live il 15 giugno e quindi abbiamo sempre operato in maniera oggettiva vedendo quello che accadeva abbiamo fatto delle richieste che sono state soddisfatte un bando con i, i, un bonus per i, i, le manifestazioni extra FUS, che ha contribuito per 2.700 realtà che hanno fatto richieste, che hanno avuto 10.000 euro, bonus a fondo perduto che vanno allargati, ma che ci sono stati. Insomma, una serie di interventi si sono fatti, una piattaforma di diretta live streaming su quali sta ragionando per far incassare di più gli artisti. Però, nei fatti, abbiamo fatto un sondaggio proprio recentemente, tra l'altro. Io ho creato un coordinamento fatto da una trentina di associazioni che rappresentano un po' tutta la filiera delle piccole aziende della musica, dai produttori fino ai negozi di dischi. Effettivamente, qui è ripartito meno del 20% degli eventi rispetto agli anni precedenti, quindi, di fatto. Lo dicevamo un po' tutti come operatori, non c'è il mercato musicale quest'anno, non c'è il mercato dei concerti, non c'è il mercato degli eventi, non c'è il mercato dell'intrattenimento delle discoteche, non c'è il mercato delle orchestre, non c'è il mercato delle balere, non c'è tutto il mercato della musica che faceva circolare un'economia che si aggira, i dati, anche qui non c'è una ricerca condivisa che dia dei dati univoci, però che si aggira sui 4-600 milioni di euro nel periodo febbraio-giugno e un altro miliardo circa nel periodo estivo quindi qui cioè, sono dei fatturati non che calano, che crollano che drasticamente croli. perché qui siamo sotto il 20% e quello che è ripartito per fortuna va detto è in genere quello legato ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo e il Ministero e quindi festival grandi con le grandi orchestre che però lo fanno perché ovviamente non è, non è il mercato, ma lì ci sono i sostegni pubblici. Bisogna fare ripartire il mercato. È necessario prendere dei buoni esempi, come stanno avvenendo in altri paesi europei. Notizia di questi giorni che Berlino, come regione, città-stato autonoma, darà 81.000 euro a ogni spazio che è stato chiuso durante il lockdown. Quindi dal 23 febbraio al 15 giugno, ogni locale. Ovviamente questo locale si dovrà impegnare a rifare la programmazione che non aveva fatto, però riceverà 81 mila euro che è una cifra di una certa entità. È un problema naturalmente grosso che riguarda anche il cinema, Io ho avuto occasione di parlare qualche giorno fa alla conferenza stampa regionale con Accorsi, è un problema che anche tutto il mondo del cinema ha. Anche in maniera elevata. Milena, stai cantando suonando live o no? Sì, Nonostante... ho ricominciato due settimane fa. Però là, il pubblico è un terzo di quello che deve essere. Eh, purtroppo sì. Mm, tutti un po' distanziati come giusto che sia, quindi, sì, purtroppo il pubblico è dimezzato. Il prossimo live ce l'ho questo giovedì e poi ho già un paio di date per fine agosto, inizio settembre. Che naturalmente nel tuo repertorio cosa porti alcuni brani tuoi? Sì, porto quasi tutti i brani miei. Poi diciamo che abbellisco e riempio la serata con qualche cover, scelta. Ecco, e sì. suoni anche durante il sì, sì, sì. piano forte piano forte esatto. Ma c'hai anche la band o no? E attualmente mi accompagna quasi sempre il mio chitarrista. E, e adesso sto, diciamo, proprio costruendo ora la band solo per i miei pezzi. Quindi... A Gatteo mancava la sera che sono passato, Moreno. La gente che ballava perché non si può ballare. Come diceva Giordano, fra tutte le musiche, credo che quella del liscio sia la più. anzi, è una ghigliottina che è arrivata proprio a tagliata la testa, proprio questa musica. Bisogna, magari, prendere energia, trovarla da qualche parte e reinventarsi. Cercare di capire come sarà una ripartenza, quando ci sarà, visto che partiamo da zero, perché sarà una ripartenza da zero. Eh, però ci darà modo sicuramente di trovare anche una, una, una strada con, con delle positività, perché noi, bisogna metterlo, avevamo un settore veramente in difficoltà, era già in, in grossa difficoltà, era in discesa proprio da tempo. Questa, cioè questa cosa ha accelerato drasticamente le cose, anzi, le ha, le ha, le ha, le ha, te le fa cambiare. Quindi, io sto già pensando, parlando di liscio a quello che potrà essere da, dalla data di ripartenza che si permetterà di fare ballare, cosa potrà essere la proposta musicale nei locali, perché è quello che deve succedere. Anche i gestori dovranno capire che non può ripartire alla stessa maniera e quindi prendiamo spunto da questo. Però fermarsi è stata anche una possibilità per me veramente di fare cose molto importanti, perché in contrasto a questa enorme difficoltà è arrivato un mondo totalmente nuovo che ha dato vita a un'esperienza importantissima come Straliscio che stava un pochino fermandosi, invece è ripartita con un'esplosione incredibile di, di forza e di, e, di, e di intuizione che è arrivata da questa genialoide che è Elisabetta Sgarbi. Ha visto in noi una, una storia personale e musicale, umana, tutto quello che può essere e la sta portando veramente in alto. Noi non dimentichiamo, è logico che Giordano è sempre quello che le andava a pescare queste cose, perché lui ci ha portato anche al mei con Extra Liscio, cioè tante volte abbiamo come dire, incrociato questo, questo ragionamento, Extra Liscio è una, è una prospettiva di futuro musicale importantissima, però non poteva andare da nessuna parte se non arrivava una visione di una figura che potesse... Concretamente portare fuori tutto quello che era extra e lei lo fa. Volevo dire che a proposito di Bartoletti, eh, quindi Extraliscio con Moreno fa la sigla del Giro d'Italia. Quest'anno ah, questa... ah. è la sigla ufficiale del Giro d'Italia, tra l'altro. Una, una, una sigla molto. sei riuscito bella. a far cantare Marino Bartoletti, no? Ma guarda, è una cosa molto, molto. cioè che prende proprio la cultura anche di questo nuovo modo di fare musica che è quella di incrociare. Il, il suono della tradizione quindi arrangiamenti con clarinetto in do e sax assieme ai melotron a, a tutti quei campionatori degli anni 60 questo punk poi che si mischia con il folk e con noi in questa realizzazione del Giro d'Italia che appunto è appunto anche grande merito di Elisabetta Sgarbi che ha trattato con RCS e abbiamo Antonio Rezza che fa una telecronaca incredibile all'interno di questa canzone e poi abbiamo, abbiamo Davide Toffolo che ha fatto i disegni assieme a Michele Bernardi, quindi una grafica di grande valore. Matticchio, il disegno eh, c'è una mondo culturale che Elisabetta ha portato alla musica degli Extra Liscio e noi stiamo seguendo questa traiettoria. Roberta, volevo sapere anche da te se un po' di live sono in corso. Allora, io sì, ho, fatto, ho presentato e cantato a Cinematica Festival, un festival internazionale del cinema nelle Marche ad Ancona. Avrò adesso un live in Calabria a un Jazz Club Caffè Mele il 19 agosto. Si prospetta qualcosa forse per settembre-ottobre, incrociando le dita, perché a volte le cose saltano. Devo fare una cosa a settembre, saltata. Quindi, ahimè, arrivano proposte di ingaggi, ma arrivano altrettanto cose che saltano. Ci tenevo a dire che, però, durante la quarantena ho realizzato un album tutto da sola a casa. Appunto, in un momento di miseria, ho fatto una cosa. Cioè dal valore come dire, eh, più poetico che eh, non sta nei mezzi il valore. Quindi ho reinterpretato i miei cantautori preferiti: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Luigi Tenco. Nella mia cameretta ho immaginato un live a porte chiuse e non c'era nessuno. E quindi in questo silenzio ho voluto comunque regalare qualcosa al pubblico che mi segue da tempo e quindi cosa sto facendo? No, perché sentivo, sto inviando pacchi perché ho comunque stampato questo CD facendo la formula, utilizzando la formula del pre-order. Quindi grazie ai miei fan sono riusciti. Riuscita anche a stampare questo album, adesso lo sto spedendo in giro, mi sono creata da fare. Non e ce poi... l'hai portato da far vedere stasera? Adesso sta ah, controllando il manager. Già, di... mi sono spiegato questo è un guaio, questo è gravissimo. Questo è gravissimo. Come si chiama? Lo vicina, possiamo... vicina, vicina, vicina. Perché noi siamo stati tanto che distanti. Che canzoni ci sono? In... Allora, Lucio Dalla, Le Rondini, Anidride Solforosa. Quindi siamo andati a cogliere un po' e nella nicchia. Grande. Sì, anche, eh, sia qualcosa di eh. popolare che qualcosa più di nicchia, come piace a me. Cioè, mi piace... Quale? quale? Eh, le rondini. Le rondi. Eh, beh, le rondini è straordinaria. E poi ricorda Bologna, e portici di Fabrizio De André, la canzone dell'amore perduto. E Questo classico. è un classico. Sì, è un blasfemo comunque conosciuta un po meno a me da piccolina piaceva molto anche perché non capivo bene però e poi invece di Luigi Tenco vedrai vedrai che è la mia preferita eh. e mi sono innamorato di te che, insomma, quindi sono sei sono nove in realtà ne mancano tre fare... ormai no, le abbiamo no allora Lucio Dalla Le Rondine Anneride Solforosa e Piazza, Piazza Grande. Grande e tre eh, Fabrizio ah, Hotel Supramonte Fabrizio eh. André gli altri l'ho già detto, Blasfemo e, sì. le, e poi le altre due e, no, e quindi poi cosa devo dire questa cosa la dico a tutti gli artisti e anche a te e poi insomma, grazie a una persona Mattia Pace che è un po' insomma, il mio manager ma non solo, una persona che mi segue abbiamo ideato una piattaforma Cioè, lui ha avuto questa idea di una piattaforma Yellow Music su cui io posso vendere i miei album ad esempio ma non solo, anche opere grafiche quindi ogni artista può iscriversi e vendere Perché dipingi anche eh, io lo so come... che dipinge ah, lo sai okay. io, io non lo dicevo perché dico se no confondo anche chi ascolta sì come dicevo io sono una, una una cantautrice in primis però ho sempre sperimentato e poi ho utilizzato i miei disegni per le scenografie di spettacoli quindi creando questa piattaforma abbiamo pensato di dare modo a tutti gli artisti che spesso non fanno solo una cosa di vendere le loro opere, guadagnarci, l'iscrizione è gratuita, naturalmente la piattaforma sulle vendite trattiene poi. però questo è un modo per vendere in modo sicuro, perché chiaramente avere i contatti con. Una... e quindi io invito proprio gli artisti a visitarla perché potranno mettere le loro opere, guadagnarci e soprattutto condividendo i prodotti di altri, guadagnarci. Una bella idea, c'è un break pubblicitario, poi Milena mi spieghi le rondini, come fai a conoscerla, perché secondo me non era ancora nata, <ride> a tra poco. E ritorniamo al caminetto nel nostro salotto, ci siamo fermati su Milena Mingotti per ripartire da lei. Eh, le rondini di Lucio Dalla, secondo me ha un po' più della tua età. Eh sì, è un brano che amo tantissimo e che mi ha fatto conoscere il grandissimo Roberto Costa, che è il mio produttore, che ha appunto ha lavorato, collaborato, arrangiato, prodotto anche brani con Lucio Dalla. E, e quindi... quindi quando fai delle cover nei tuoi concerti prendi dei pezzi anche italiani di questo sì, tipo? Sì, 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 assolutamente, tipo Anna e Marco di Lucio Dalla la, la canto sempre quindi, sì, quindi sì. Dalla vi unisce un pochettino è trasversale sì, Dalla è il pianoforte ci esatto. sono tanti anche Roberto Costa conosco quindi ci sono tanti ma del resto insomma quando si fa lo stesso lavoro penso che le vie che si percorrono sono diverse e simili quindi... esatto e grazie proprio a Roberto Costa ho cantato ehm, il maggio scorso dell'anno passato al Teatro Galliera a Bologna eh, per il Memorial di Claudio Lolli, che è un altro degli artisti che amo di cui canto appunto brani durante le mie serate. e Ho cantato al Galliera insieme a Luca Carboni, Marina Rei, Lo Stato Sociale, è stato bellissimo. Mm, più che il palco stesso, assaporare tutto dietro le quinte, tutto anche sicuramente l'immedesimarsi nel, nella vita di, di Claudio Lolli per quanto possibile, però interpretare i suoi brani che comunque. Non sono semplici, è stato um, secondo me un, un bel arricchimento. Moreno, qui siamo nella terra dell'iscio, ma anche nella terra della bicicletta. Prima hai citato il Giro d'Italia, Extra L'iscio, hai parlato molto di questa canzone eh, che sarà la colonna sonora quindi del Giro d'Italia. Con... Eh, prima non abbiamo detto il titolo, lo diciamo, Gira Giro, Gira G. Il testo è di Pacifico. Sgarbi, poi le musiche abbiamo scritte con Mirko Mariani. E, e questa è anche da dire tra l'altro di Tofolo, che è conosciuto per essere uno dei leader, dei, dei tre allegri ragazzi morti. E quindi è veramente un mix di. Di, di, di musiche di che energia. arrivano da tante un po angolazioni. Prima è stato detto, poi voglio tornare a Giordano del, del lockdown e anche del fatto che non si balla. Addirittura alcune discoteche per assembramento sono anche state chiuse. Mi è venuto in mente lo spettacolo, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, sì. che hai fatto con Giova, il Giova Beach, lì di assembramenti. Se, se si pensa <ride> a un anno fa, se vedi quelle immagini lì, è una cosa incredibile come si è sì, sì, eh, Giordano arrivati. Uh, che quella è proprio l'immagine sì. del fatto che manca il mercato musicale. Proprio. Il Giova Bispath è l'esempio: è stato l'esempio l'apoteosi no? come, come sarebbe sardine, anche le sardine. Le sardine, una, sì, le sardine. Oppure Vasco, che quest'anno doveva essere sì. all'autodromo di Imola che avrebbe portato probabilmente 90.000 persone quello era la stima è un, è un disastro da quel punto di vista era il concetto in piazza maggiore delle Sardine sì, perché... esatto. insomma tutti questi assembramenti che non vedremo che come dicevo prima rappresentano l'impresa musicale cioè il motore dell'economia della musica e questi sono quelli che sono assenti quindi vuol dire che quest'anno quest'estate qui si farà ma sarà un'estate come dire per tenere viva la, 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 la fiammella, la speranza. Noi al MEI tra l'altro faremo un, un coordinamento di tutte queste realtà, verranno anche delle associazioni del settore europeo, Impala e WIN con la quale abbiamo collaborato e quindi parleremo di questo. Un altro elemento importante in questa fase qui secondo me ce l'hanno anche le regioni. Quindi le regioni devono affiancare il governo e fare degli interventi integrativi, quindi supportare le realtà territoriali per la ripartenza, supportare le musiche dei territori, supportare maggiormente i festival e le iniziative che sono in questo territorio. Diciamo che insomma, ci sono un po' di regioni che si stanno dando da fare, da noi è nato un monitoraggio nella nostra regione per capire come sono andate queste realtà e che necessità hanno, come dicevo ne parleremo. Sicuramente, sicuramente al me. Tra l'altro mi piace ricordare che fra le varie cose che abbiamo fatto durante il lockdown abbiamo proprio dato una mano a costa per questo Divani e Balconi che è stata una delle iniziative che noi abbiamo realizzato durante il lockdown ad esempio. Non te le ricordi neanche tutte? No. Con nostro sommo stupore, come si dice in questi abbiamo fatto tantissime collaborazioni, nel senso che c'è stato un momento di incontro, coesione di un mondo che ovviamente adesso avrebbe bisogno di ritrovarsi dal vivo, che in qualche modo ha avuto degli elementi di aggregazione culturale, artistica, di ispirazione, di collaborazione molto positiva e propositiva. Noi ci siamo trovati veramente a incontrare gente che magari difficilmente avremmo incontrato in un percorso fisico-naturale. Ovviamente la voglia adesso di tornare a, al fisico, al naturale. Per questo l'appuntamento del mail 2-3-4 ottobre con l'auspicio che ovviamente siamo usciti del tutto il 2-3-4 ottobre da questa situazione, quella di ritrovarsi proprio in piazza con Piero Pelù, in teatro con Tosca, in un club con Gianni Maroccolo, presentare questo libro con Omar Pedrini, ma poi con tanti altri nomi che diremo più avanti solo a settembre, con questi incontri e convegni per segnare una data, speriamo, proprio della ripartenza. Mi incuriosisce, eh, Roberta prima dicevi pensavo di parlare del lockdown, invece ti porto a, par a parlare, come chiederò a Milena dopo, della musica. Eh, visto che avete citato dei cantautori, oggi come nasce? Eh, nasce ancora una canzone? Alla mattina quando ti svegli eh, fai un dipinto o scrivi un accordo o, o un testo? Certo che sì, esistono secondo me tanti modi per scrivere una canzone, io non ne ho uno. Però è vero che le canzoni potrebbe nascere una canzone anche in questo momento. Voi non lo sapreste, ma io nella mia testa potrei avere. Il giornalista pelato, che. Certo, no, io, io credo tantissimo, ecco, nel. È la realtà che ci suggerisce le canzoni da scrivere. I sogni e la realtà, noi li rimpastiamo insieme perché la canzone è quella cosa meravigliosa. Che è reale ma non lo è, come la musica, la sentiamo, non la vediamo. E quindi ogni stimolo che ci arriva può diventare canzone. Comunque, sì, potrei scrivere ad esempio, che ne so, Ero al caminetto d'Oro e quella sera arrivarono. Il... cioè Capisci? Loro... È bravissimo, è autore, vedi Giordano. <ride> ma non l'abbiamo sentito, non aveva Poi, il microfono, esatto. però ha detto loro. Ma esistono suggerite. canzoni e canzoni, cioè esistono canzoni appunto teatrali, narrative che potrebbero nascere così, esistono canzoni che magari prima di arrivare ad essere finite e chiuse ci puoi mettere anche degli anni, Io a volte in un cassetto ho degli appunti e poi alcune prendono forma alla fine, quindi sì, in ogni luogo, in ogni situazio, in situazione può nascere una canzone, l'importante è come dire essere accesi, insomma essere re, molto recettivi, ecco anche Mauro Malavasi che è stato un grande collaboratore, colui che mi ha presentato appunto Lucio, grandissimo arrangiatore, insomma Bocelli, Carboni, Lucio Dalla, mi diceva bisogna essere delle spugne, poi probabilmente non è che lo diceva solo lui, ma è vero, bisogna assorbire da tutti, voi non lo sapete, ma parlando con me eh, io potrei rubare anche qualcosa, cioè magari tu mi dici come stai Roberta e magari domani una canzone si chiamerà come stai Roberta, noi rubiamo continuamente alla vita non in modo illegale però rubiamo la vita però per rendere un qualcosa in più c'è poi quel lavoro di arrangiamento musicale di studio moreno quello che tu hai insegnato nel lockdown no? che a volte sì. può nascere Guarda, in pochi minuti posso, ma a volte sono giorni e settimane certo, posso sicuramente dire che a mio, io non ho una eh, grande diciamo, esperienza di generi ma li ho ascoltati tantissimi tutti e li ho ascoltati con la sola con l'obiettivo unico di portarli, questi arrangiamenti, questi suoni, questo modo di, 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 di scrivere di altri, portarli nella mia musica. Cioè io ho sempre solo fatto del, della musica folcloristica, cioè ho fatto anche la scrittura del, del liscio tradizionale. Quando lo arrangiavo avevo sempre questa cosa che mi arrivava da altre, da altre ricerche musicali, da altri ascolti e, e quindi è fondamentale dare dare questo senso di continuo cambiamento ad una melodia che può avere anche tanti anni, però tu attorno gli costruisci un, come dire, una cornice, gli metti il vestito e la fai diventare un successo. Moreno è uno dei pochissimi nel mondo del liscio che quando ascolti ti rendi conto che ha ascoltato tantissima musica, nel senso che la sua traduzione del liscio è una traduzione contemporanea, per quello poi come dire, la sua attività musicale, la sua orchestra, i suoi progetti sono progetti oggi attuali in un momento in cui parrebbe che magari il liscio invece fosse in declino. Lui invece riesce addirittura a farlo arrivare col progetto extra liscio, a diventare la colonna sonora del giro. Ma perché? Perché è un liscio capace di. In qualche modo diventare world music, esatto. chiamiamolo così. Poi quest questo suono che arriva così inaspettato. Eh, eravamo in studio da Pischetola ieri a Milano, e lui è rimasto scioccato e affascinato da questo, da questo incrocio di sonorità che arrivano da un sax, da un clarinetto in dosso, soprattutto è quello che rompe gli schemi, con un fraseggio che è basato magari su battere molto accentuato nel, 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 nell'arrangiare è una libertà almeno nel nostro genere che è il punk, cioè assoluta quindi la rigidità di una scrittura che è il liscio ad una libertà assoluta che è il punk in una fusione che è veramente fatta di di, 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 un, di, di, di cose è come se si incrociano le, il ferro della città e l'aia di Romagna quindi è come paragone. un mix incredibile. Stavo pensando però, Milena, come nasce i tuoi lividi restano lì? Perché, prima lei ha citato Hotel Supramonte, allora mi ricordo De André, eh, Hotel Supramonte, come quello che non ho, eh, vengono dalla sua esperienza di prigioniero, da, da rapito, no? Ma in questo caso hai scelto il brano più razionale che ho scritto. Eh, nel ho fatto che... apposta. <ride> e come, come ha detto Roberta, ehm, scrivere anche a me viene veramente in modo totalmente casuale, perché mm, mi è capitato di, di svegliarmi di notte con in mente un, un testo e scriverlo. Uh, oppure, come, come ha detto anche lei, cioè sono proprio cose che vivi e secondo me la, la cosa bella che, che mi permetto di dire, che secondo me abbiamo, è proprio il fatto di um, stare attenti ed esserci nei momenti, perché è proprio il fatto di, di poter cogliere cose che magari se non ci sei totalmente non cogli e quindi nascono le canzoni i tuoi lividi è stata una sfida perché Roberto Costa io l'ho conosciuto perché ho vinto un concorso ehm, con un mio brano sul bullismo che si chiama Prima degli altri e lui mi ha proprio chiesto eh, io sto facendo la colonna sonora di, di un film scrivimi una canzone contro la violenza sulle donne e ho detto ah, vabbè <ride> Proviamo, e così ho cercato di immedesimarmi in quello che secondo me potrebbe provare una donna in quella situazione, che sicuramente non è semplice, quindi diciamo, ci ho provato ed è nata i tuoi lividi. A volte queste cose possono nascere anche bene. Penso a Ruggeri che scrisse Quello che le donne non dicono per Fiorella Mannoia. No? Che tra l'altro è insospettabile perché nessuno si aspetta che l'abbia scritto Enrico Ruggeri. Diciamo che esce completamente dallo schema cantautorale classico questa canzone di Enrico Ruggeri, che è una delle più belle canzoni d'autore al femminile che sia mai stata scritta. E dicevo che qui trovi proprio dei campioni, no? nel senso che Roberta Giallo è una cantautrice fra le migliori che ci sia in Italia in assoluto e, e viene da un percorso indipendente veramente importante. Lei ha un produttore di tutto rispetto che è Roberto Costa, tutte e due, Lucio Dalla dietro, Lucio Dalla è un personaggio trasversale, non ho bisogno di dirlo io, che rappresenta... Non la musica pop italiana, ma diverse musiche pop italiane, da quelle più popolari a quelle più di ricerca fatte con Roberto Roversi. Io sono. Essendo come dire più vintage sono un appassionato della triade famosa dei tre dischi fatti con Roberto Roversi. Io ho fatto anche uno spettacolo su Roversi insieme certo. al nipote di Roversi, esatto, Antonio esatto. Bagnoli. Quindi esatto. c'è tutta una. <ride> e sono tre dischi magnifici di Avant Prog, cantautorato eccezionali che sarebbero da riscoprire. E Forse di, il segreto è proprio quello di, di essere trasversale. Infatti, infatti l'esempio è proprio di, questo. Di essere una spugna, penso a Giovanotti cresce, anche. No? Cresce, cresce, è un po' come il MEI, il MEI è uguale. Il MEI è trasversale, non è una manifestazione che privilegia un genere rispetto a un altro o ne discrimina un altro per valorizzare un altro. Raccoglie un po' il meglio di quello che c'è e cerca di mescolarlo, di farlo incontrare. Credo che quelli che crescono no? dopo aver dato magari all'inizio un sound che in qualche modo li rappresenta quelli che crescono sono quelli che poi miscelano le sonorità un po' come miscelare le proprie esperienze nella vita e trarne il meglio questo è quello che in qualche modo mi sembra però che venga fuori però sei d'accordo con me che se Milena si mette il cappello alla rovescio e fa un rap, un trap ha più successo immediato eh, però magari fra un anno non c'è più nel senso che ovviamente cavalcare l'onda funziona, magari lo fai perché ti senti in quel momento lì di farlo, però come sappiamo, su 100 che cavalcono l'onda e in quel momento vanno come dire, in heavy rotation nelle radio, vengono intervistati, poi ce ne sono 99 che l'anno dopo vengono completamente dimenticati. E quindi diciamo che il rischio è molto forte. Io credo che sia da privilegiare invece un percorso che ti faccia arrivare in step di crescita, come dire, più armonici e quindi ti permettano di arrivare ad un punto di arrivo. Nel momento giusto in cui tu sei maturo al momento giusto. Poi ci sono le eccezioni che confermano la regola, ci sono delle, de, degli artisti che hanno avuto il successo dell'estate che ce l'hanno fatta anche proseguire, ma a discapito, come dicevo, di altri 99 che poi sono stati completamente dimenticati. Diciamo che nell'ambito del trap e dell'hip-pop, che è quello che va adesso e funziona adesso, potremmo già fare decine e decine di nomi di gente già dimenticata che era nota pochi anni fa ma. Questo anche col pop, prima. Moreno, conta ancora la voce. Cioè, sì, te la dico, Romagna. Sì, con la S proprio. Certo, che conta la voce, la voce. E poi come. Com no, non ha importanza se, se è bello, brutta. Eh, a aspra, proposito ruida. di musica, facciamola entrare a sorpresa un attimo a salutare, Alessandro Ristori. Guarda, senza a sorpresa, impresa diretta. Mettiti. Mettiti lì, cosa fai qua? Guarda, imprese dire. Qua faccio, dovevo venire a salutare il mio amico questa Franco. Questa camera qui. È questa qui. Allora aspetta che sto di tre quarti perché <ride> No, sono venuto a salutare il mio amico Franco che pensavamo sì. a Monte Carlo No, questa sera uh, mi esibisco a Milano Marittima. Ecco. sulla spiaggia. Vedi, ci... ci hai fatto anche E anche allora quando vi ho visto non, non ho resistito a salutarvi dopo eh tu beh... mi hai no, Reso di, di qualcosa di tuo. Parliamo di dire. musica. Parliamo di musica. Parlare di musica in questo momento è come parlare eh, dei cercatori d'oro dell'America dell degli anni che furono. Vedi qua, vedi che, Però, che squadra che se sei. siamo qui, vuol dire che questa sera siamo tutti a casa, quindi vuol dire che è un buon momento per la musica. No, io. Eh, lo dico da sempre, da anni, e poi lui lo sa meglio di me perché vive di questo, è un personaggio ed è riuscito a fare quello che ha fatto perché sa fare qualcosa. Quindi chi sa fare qualcosa alla fine riuscirà sempre ad avere una rivincita anche nei momenti. La qualità, anche se non in proporzione giusta, viene sempre pagata. E quindi... grandissimo Alessandro eh. e ci salveremo anche questa volta ci salveremo anche questa volta grandissimo. Io, grazie io per la sorpresa puoi... al non, non c'è la poltrona per te no, ma, ma io sono qui sei... sei... al cospetto di Dio hai <ride> grazie, grazie per la grazie, sorpresa il, il, il saluto a Caminetto è anche questo no, eh? la, la sorpresa di Alessandro Ristori che passa in mezzo a noi è una cosa bellissima eh, Vedi un'eccellenza un, un faentina un e una grande voce. una grande esatto. voce, poi esatto. il suo genere lo fa veramente bene. Eh beh, appunto una voce deve interpretare i, i, i suoi racconti e lo può fare in tanti modi. L'importante è che sia una voce che arriva, che sia una voce che vuole essere, eh, ed avere un linguaggio con un obiettivo, e, e raggiungere gli scopi. Quindi la voce è questo. E, noi quest'anno, appunto anche in questo momento così complicato, le nostre voci arrivano in tanti modi. Ancora qualche serata si fa, dagli 80 concerti che avevamo programmati ne facciamo 8 in tutta la stagione. E Gatteo Mare mi dà la possibilità di avere una, 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 una reale presenza eh, che mi permette di mantenere ancora l'orchestra perché... L'orchestra è, è un'azienda come si parlava prima di, 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 di aziende che non sono solo quelle strutture, noi viviamo, è come un'azienda. E poi si, si hanno anche quei festival, tipo anche eh, la milanesiana che arriva in Romagna con anche Milano Marittima, Cerve Milano Marittima, con Gatteo, questi eventi importanti che legati ai festival mantengono. Alto, eh, la, alta l'attenzione anche nella difficoltà. Però Milena. Forse bisogna passare da qualche reality show televisivo, non lo so, non lo so, mm. forse sì. Forse sì. Ehm, io ho provato a fare qualche provino, ho visto un po' le dinamiche. Credo che non sia proprio il mio il mio mondo. Non lo so, chissà. Probabilmente, cioè sicuramente è un'ottima strada per, per farsi vedere. Questo sì. S sinceramente, spero che non sia la mia. Poi, però, gli ultimi grandi lo chiedo anche a Roberta. Sono usciti eh, da, dai vari, eh, dai vari talent show. Penso a Mengoni, penso a Noemi. Allora, io dico sempre questo: ognuno è come è, e gli altri ci, ci possono essere d'esempio, ma anche no, nel senso che. Uno che decide di intraprendere la propria strada, sia come imprenditore che come artista, deve guardare agli altri fino a un certo punto, deve guardare a cosa si sente di fare. Loro, secondo me, erano portati per fare quella cosa e per vivere in quel modo lì quello che hanno vissuto. Ci sono artisti che si sentirebbero male a vivere una cosa del genere, magari ci si prova, eh, perché tentare. Uno deve provare. Io non dico sempre in reality no, no cioè, non bisogna parlare così. Io dico che il mio percorso è stato. È stato come dire, fatto di altre cose, ma ognuno deve sentire, noi dobbiamo sentirci. Secondo me, un artista deve sentirsi, deve capire cosa, cosa vuole fare, cosa è giusto per lui. Quindi, io sono sempre andata per sentieri. C'è chi prende le strade maestre e chi va un po' a farfalle. Ecco, io non dico che non mi piacerebbe arrivare su Strade Maestri, grandi network, la TV. Io sarei prontissima per la TV. Se mi dessero un programma, io andrei subito, ci avrei anche già un'idea. Il problema è che non, sai che non è che i canali, i grandi canali, ti aspettano così. Quindi, secondo me è, è bello poi andare anche per sentieri, perché poi non è detto che un sentiero non ti porti per la strada maestra. Quindi, insomma, tu senti fai eh, tanto poi le cose c'è anche un destino nelle cose cioè se siamo qui stasera io ogni volta ormai lo incontro sempre il biondo dico ma qual è il destino del biondo nella mia vita adesso anche e eh, ci sarà un perché quindi Ristori è venuto sentimento. un sacco di volte ospite eh, di eh, tv quindi. Ristori è un personaggio eh, Moreno metto il dito nella piaga poi andiamo in conclusione con Giorano San Giorgi eh, il festival di Sanremo Tanta musica popolare, spesso napoletana. Però bisogna essere pronti con la canzone giusta e, <ride> e con il messaggio giusto. <ride> Diplomatico, sei ah. pronto con la canzone giusta? Penso di sì. Oh, una bella notizia! <ride> Giordano meriterebbe tra l'altro eh, perché ha delle belle canzoni. Io ne ho sentite alcune di inedite potrebbero andare a Sanremo tranquillamente, quelli precedenti, ovviamente quello prossimo non lo sappiamo, anche se sappiamo no, già chi lo bella, farà. che dovrà uscire. Che secondo me vale molto di più di un Sanremo, perché probabilmente ci permette di far capire a tutti cos'era no cos'è stata la vita di un musicista del liscio e cosa può essere se è portata ad una conoscenza in stile Buonavista Social Club. Uscirà un film eh, prodotto sempre dalla Betty Rong, da Elisabetta Sgarbi, un film eh, un lungometraggio un'ora e venti, quindi è proprio un film musicale, quindi anche eh, dovrebbe fare la strada i percorsi dei festival, quindi ci auspichiamo che questo sia veramente il nostro Sanremo perché un film che ti racconta diventa veramente una svolta. Passa a Venezia. Qui. anche qui è come Sanremo esatto. cioè. <ride> cioè, bravo speriamo <ride> Giordano siamo in conclusione uno spirito positivo da te dai spirito positivo a me 25 anni 2, 3, 4 ottobre a Faenza ci saranno un sacco di... Iniziativa ovviamente secondo le norme che ci saranno in quel periodo, ma noi auspichiamo che ci sia stato l'annullamento del distanziamento sociale, che abbiano aperto i club, che si sia tornati in piena attività dai primi di ottobre, quindi speriamo di fare un MEI pieno come gli anni precedenti, certo non potrà essere come l'ultima edizione che ha avuto più di 40.000 presenze, è stato l'anno con in assoluto più gente, è un MEI anno zero dove si riparte, ma che... Ha già degli ospiti importanti, teniamo conto, Piero Pelù e Tosca sono due grandi nomi che sicuramente già con quelli... Affondiamo nelle radici della storia del percorso indipendenti, perché sono due artisti che hanno fatto strade non facili, hanno fatto quei sentieri di cui si diceva prima che li hanno portati a successo. Ma avremo anche tanti giovani, insieme appunto a Omar Pedellini e Gianni Marocco che mi piace citare nuovamente, il 2-3-4 ottobre. Tanti giovani che, come capita Io. sempre al MEI, due anni dopo troveremo a Sanremo o in qualche altro palco importante io ricordo sempre eh, a parte i maneschini sono fra gli ultimi che sono passati ma ricordo sempre quando mi hai fatto intervistare lato palco questo San Giorgi che non eri tu esatto. ed era assolutamente sconosciuto esatto Fu la prima uscita, quella è stata, me la ricordo perché me la dissero loro. Una voce straordinaria. I Negro Amaro, che molti ancora nominavano Negro Amaro, nessuno sapeva ancora bene come dire. La prima uscita fuori dalla Puglia. Vennero al MEI come Diodato. Chi va a vedere la biografia di Diodato che ha vinto Sanremo quest'anno vedrà che la prima uscita fuori dalla Puglia nel 2007 a presentare il suo primo EP autoprodotto al Made in France. Ecco Masini, c'era anche quel Pacifico che anche lì era abbastanza sconosciuto che ha scritto il, il pezzo esatto. eh, per... Grazie Giuliano Giordano, intanto un lapsus che mi viene da chiamarlo Giuliano. Sì, <ride> sì, 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 no, questo non, non sei, se sei l'unico esatto. Grazie <ride> di averci seguito e grazie a Roberta Zallo, Moreno Conficoni, Milena Mingotti grazie. e Giordano San Giorgi per essere stati con noi questa sera al Salotto, al Caminetto. Buona serata a tutti e alla prossima settimana.